Buonasera a tutti, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regina della Pace e dell'Associazione Sacro Cuore di Gesù, delle mie pagine personali e di tutte le pagine che condivideranno questa diretta. Questa sera ci ritroviamo per iniziare un nuovo ciclo di catechesi, credo molto interessanti e molto importanti, perché tratteranno uno dei misteri centrali della nostra fede, cioè l'Eucaristia. Il Santissimo Sacramento del corpo, del sangue, dell'anima e della divinità, realmente presente in mezzo a noi attraverso il pane e il vino consacrato nella Santa Messa. Ecco, questo è il dono più grande che il Signore ci ha lasciato qui sulla terra, cioè ha lasciato se stesso nell'Eucaristia. Non poteva farci un dono più grande di questo. L'Eucaristia è il tesoro prezioso, sublime, e la Chiesa deve custodire, deve annunciare, deve amministrare, deve donare al popolo di Dio affinché nutrendosi delle auguste carni, delle carni sacratissime del Figlio di Dio, il suo popolo possa crescere in santità e grazia, in fede, speranza e carità e guardare verso l'eternità. Ecco allora, carissimi, voglio salutare tutti voi che siete in diretta, siamo circa 190, vi chiedo di condividere questa diretta su tutte le vostre pagine Facebook in modo da coinvolgere anche i vostri amici. Saluto dunque Giusy Boffo, Valentina Paolillo, Giuseppe Canino, Rita Brillante, Francesca Franca, Ena Di Crescenzo, Patrizia Moscardin, Mimma Castiglia, Antonia Liboni, Rita Pedizzi, Margherita Di Palma, Alice Cesaretti, Roberta Meroli, Bianca Zuzicova, Anna Onida, Rosanna Napolitano, Silvana Bizzari, Cecilia Brillante, Maria Lombardo, Maria Lamacchia, Antonella Ragusa, Maria Teresa Rasso, Carlo Gabrieli, Silvana Pensabene, Gianni Annarita Bruno, Paola Di Luna, Maria Rita Ferrara, Domenico Morabito, Elena Ghedini, Dani Bielli, Silvana Pensabene, Piera Paola Pensabene, Maria Nicosia, Benanda Vuolo, Raffaella Zanchini, Martina Fino, Antonella Ragusa, Lori Di B, Rosaria Capasso, Rosalia Glorioso, Stella Giorlanda, Lucia Perillo, Gianna Chiapparino, Giuliana Ruffo, Grazia Boieri, Nino e Angela Randazzo, Silvia Onofrio, Barbara Piuowar, Nunzia Delfio. Ecco, vi chiedo di non mettere le emoticon animate oppure quelle giganti, perché sono solo di disturbo ad un clima come il nostro, che è un clima di fede, un clima di spiritualità. Rosa Di Palma, Massimo Muto e tutti voi che siete in diretta, ecco, siamo circa 217 e quindi possiamo iniziare questa catechesi. Poi daremo anche spazio alle vostre domande. Leggeremo dunque questa sera una bellissima lettera enciclica che si intitola Ecclesia de Eucaristia, del Sommo Pontefice San Giovanni Paolo II, adesso dobbiamo dire, ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, alle persone consacrate e a tutti i fedeli laici sull'Eucaristia nel suo rapporto con la Chiesa. Credo che sia attualissima questa enciclica perché vediamo quanto oggi viene sminuito il sacramento della Santissima Eucaristia e quanto poco si comprenda la relazione che c'è tra la Santa Messa, tra l'Eucaristia e la Chiesa. È fondamentale approfondire questo grande mistero che lega la Chiesa con l'Eucaristia e l'Eucaristia con la Chiesa. E anche in questo grande mistero è il ruolo del sacerdozio, di cui sicuramente tratterà questa lettera enciclica, poiché dove c'è un sacerdote ci può essere l'Eucaristia. Se non c'è il sacerdote non ci può essere neanche l'Eucaristia, ma nello stesso tempo il sacerdote vive dell'Eucaristia, poiché viene ordinato proprio per l'Eucaristia. Senza Eucaristia il sacerdote non può vivere,
perché il suo essere stesso, profondo e intimo, è legato indissolubilmente al sacramento dell'Eucaristia. Ecco perché se un sacerdote non scoprisse questo legame profondo e questa ricchezza immensa che c'è nel sacramento che celebra quotidianamente nella Santa Messa, sarebbe un povero uomo, un uomo frustrato, un uomo che perderebbe la luminosità e il suo sapore, e diventerebbe sale scipito che non serve all'umanità. Ecco, quindi noi dobbiamo invece impegnarci a riscoprire questi grandi misteri. Qui abbiamo una piccola statuina del nostro grande Santo Papa San Giovanni Paolo II, vedete anche che c'è il quadro, ho voluto mettere questa duplice immagine perché il quadro viene coperto dai vostri commenti, mentre l'immagine rimane sul tavolo e la possiamo vedere. Mi vengono in mente le parole che la Beata Vergine Maria, Regina della Pace di Anguera, dice spesso: le lezioni del passato non possono essere dimenticate. Le lezioni del passato non possono essere dimenticate. Ecco, noi vogliamo attingere alle lezioni del passato, di un passato recente, per poter riscoprire tutta la ricchezza della tradizione bimillenaria della Chiesa Cattolica, poiché nei suoi documenti San Giovanni Paolo II non è mai andato fuori dalla tradizione della Chiesa, ma è rimasto sempre in questo alveo vivo dove c'è la presenza dello Spirito, dove si esprime la luminosità dello Spirito Santo attraverso l'insegnamento autentico del Magistero della Chiesa Cattolica, specialmente dei Papi e poi di tutti coloro che sono uniti in comunione di fede, di speranza, di amore con il Santo Padre. In questo caso San Giovanni Paolo II. Bene, andiamo a leggere questo documento e cerchiamo di capire la ricchezza di quello che stiamo dicendo. Se voi ricordate, ho fatto anche una catechesi su una bella testimonianza di Catalina Rivas sulla Santa Messa. La Beata Vergine Maria ha mostrato a Catalina Rivas quello che avviene realmente nella Santa Messa e ha fatto vedere come la Santa Messa non è una semplice ritualità, un semplice rito, ma all'interno del rito vi è il mistero, e cioè il mistero vivo, palpitante della fede cattolica, dove nella Messa c'è la presenza di Gesù, la presenza di Maria, degli angeli, dei santi, delle anime del purgatorio e anche la presenza dei demoni. Dunque nella Santa Messa si esprime tutto quello che è stato il mistero della redenzione dell'umanità operato da Gesù. Ecco, adesso noi lo vedremo questo mistero lì dal punto di vista mistico e carismatico in qualche modo, qui dal punto di vista dottrinale, spirituale, teologico e credo anche morale. Inizia così questa enciclica. La Chiesa vive dell'Eucaristia. Questa verità non esprime soltanto un'esperienza quotidiana di fede, ma racchiude in sintesi il nucleo del mistero della Chiesa. Con gioia essa sperimenta in molteplici forme il continuo avverarsi della promessa: ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sono le parole di Gesù nel Vangelo di Matteo, capitolo 28, versetto 20. Ma nella Sacra Eucaristia, per la conversione del pane e del vino nel corpo e del sangue del Signore, essa gioisce di questa presenza con un'intensità unica. Da quando con la Pentecoste la Chiesa, popolo della Nuova Alleanza, ha cominciato il suo cammino pellegrinante verso la Patria Celeste, il Divin Sacramento ha continuato a scandire le sue giornate, riempiendole di fiduciosa speranza. Dunque, la presenza dell'Eucaristia non è mai mancata nella vita della Chiesa, perché mai è venuto a mancare il ministero sacerdotale e dunque il magistero anche autentico degli Apostoli che hanno insegnato che in questo grande sacramento dell'Eucaristia c'è la presenza reale di tutto Gesù, del Figlio di Dio. Giustamente, il Concilio Vaticano II, dice il Santo Padre Giovanni Paolo II, ha proclamato che il sacrificio eucaristico è fonte e apice di tutta la vita cristiana. Infatti, nella Santissima Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo. Nostra Pasqua è pane vivo, che continuamente rivolta al suo Signore,
presente nel sacramento dell'altare, nel quale essa scopre la pienezza, la piena manifestazione del suo immenso amore. Dunque, nell'Eucaristia c'è tutto il bene spirituale della Chiesa. Tutto il bene spirituale della Chiesa. Ecco perché le sante messe dovrebbero essere stracolme di fedeli, perché le chiese dovrebbero essere brulicanti di anime dinanzi al Santissimo Sacramento, racchiuso nel tabernacolo o solennemente esposto. Quindi dobbiamo riscoprire questa presenza di Gesù nell'Eucaristia, nella Santa Messa o nel tabernacolo dove Gesù vive nel Sacramento Eucaristico, e partecipare con intensità, con gioia, con speranza, poiché nell'Eucaristia c'è tutto il bene spirituale della Chiesa e nello stesso tempo dall'Eucaristia si può attingere tutta quella grazia santificante, tutta quella grazia sovrabbondante che ci può condurre verso la perfezione, che ci può condurre verso il Regno dei Cieli. Tant'è che Gesù, voi sapete che ha detto nel Vangelo di Giovanni, io sono il pane vivo disceso dal cielo, chi mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Nel corso del grande giubileo dell'anno 2000, continua il Santo Padre, mi fu dato di celebrare l'Eucaristia nel Cenacolo di Gerusalemme, là dove, secondo la tradizione, essa fu realizzata per la prima volta da Cristo stesso. Il Cenacolo è il luogo dell'istituzione di questo Santissimo Sacramento. È lì che Cristo prese nelle sue mani il pane, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Poi prese nelle sue mani il calice del vino e disse loro: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Sono grato al Signore Gesù che mi ha permesso di ripetere nello stesso luogo, obbedendo al suo comando, fate questo in memoria di me, le parole da lui pronunciate 2000 anni fa. E con il Santo Padre, dunque, ha potuto celebrare la Santa Messa nel Cenacolo. E anch'io, carissimi, ho avuto questa gioia immensa di poter entrare nel Cenacolo, dove si accede attraverso una piccola porta che è stata ribassata molto perché al tempo delle invasioni islamiche i musulmani, per dissacrare quel luogo, entravano con il cavallo, e allora i cristiani hanno pensato bene di abbassare la porta in modo che non si potesse entrare con il cavallo. Allora nel Cenacolo si può entrare abbassandosi molto. È un atto di umiltà. Anche noi dobbiamo fare questo atto di umiltà dinanzi all'Eucaristia. Dobbiamo farci piccoli per poter contemplare la grandezza del mistero eucaristico, perché Gesù si fa piccolissimo, Lui che è l'Eterno, Lui che è il Creatore, Lui che è il Signore di tutte le cose, si fa piccolo in un pezzettino di pane, in un poco di vino. Allora noi, per poter comprendere la sua immensa grandezza racchiusa in questo minuscolo pezzo di pane e poco di vino, dobbiamo farci piccoli, perché solo i piccoli sono in grado di poter comprendere i grandi misteri di Dio. Ti benedico, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai rivelato queste cose ai piccoli, ai semplici, e le hai nascoste ai sapienti e agli intelligenti. Sì, o Padre, perché così è piaciuto a te. Ecco, Gesù, esultando nello Spirito Santo, benedice il Padre perché rivela i suoi grandi misteri ai piccoli, e per poter noi comprendere l'immenso mistero del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia dobbiamo farci piccoli, piccolissimi, umili. Dobbiamo umiliarci dinanzi al Figlio di Dio, che si umilia in modo abissale per amore nostro. Mi vengono in mente anche le parole che la Madonna ha detto a Medjugorje.
È più importante partecipare alla Santa Messa che partecipare ad un'apparizione. È più importante fare la Santa Comunione che avere una visione, un'apparizione. Perché nella Santa Messa c'è tutto il mistero di Dio, mentre in un'apparizione, partecipando a un'apparizione, c'è solo la presenza di Maria. Così avere un'apparizione significa vedere la Madonna, ma fare la Santa Comunione significa entrare in profonda comunione reale con il Figlio di Dio e per mezzo di Lui, con il Padre Celeste, con tutta la Santissima Trinità, tutto il Paradiso e tutta la Chiesa vivente sulla terra e purificante in purgatorio. Quindi l'Eucaristia è immensamente più grande di partecipare ad un'apparizione che di avere un'apparizione. Ecco, questa è una cosa molto importante. Però, nello stesso tempo, dobbiamo dire che le apparizioni che la Beata Vergine Maria ci dà sono dei grandi doni profetici, dei grandi doni spirituali che provengono dallo stesso Dio, perché noi possiamo crescere e aiutarci in questo tempo così difficile. Quindi però dobbiamo saper mettere al suo posto ogni cosa. Ecco, l'Eucaristia vive nella Chiesa ed è il tesoro più grande che la Chiesa possiede, il bene spirituale più prezioso. Gli apostoli che presero parte all'ultima cena capirono il significato delle parole usate dalle labbra di Cristo? Forse no. Quelle parole si sarebbero chiarite pienamente soltanto al termine del Triduum Sacrum, del Triduo Sacro, del periodo cioè che va dalla sera del giovedì fino alla mattina della domenica. In quei giorni si inscrive il Mysterium Pascale. In essi si inscrive anche il Mysterium Eucharisticum. Dunque in quei giorni si inscrive il mistero pasquale, il mistero eucaristico. Dal mistero pasquale nasce la Chiesa. Proprio per questo l'Eucaristia, cioè dal mistero della passione, morte e risurrezione di Gesù con il dono dello Spirito Santo, nasce la Chiesa. Proprio per questo l'Eucaristia, che del mistero pasquale è il sacramento per eccellenza, si pone al centro della vita ecclesiale. Non si vede fin dalle prime immagini della Chiesa, lo si vede fin dalle prime immagini della Chiesa che ci offrono gli Atti degli Apostoli. Erano assidui nell'ascoltare l'insegnamento degli Apostoli e nell'unione fraterna, nella frazione del pane e nelle preghiere. Nella sera del Giovedì Santo, durante l'ultima cena, nella frazione del pane, è evocata l'Eucaristia, dunque spezzare il pane era il termine con cui i primi cristiani chiamavano la Santa Messa, l'Eucaristia. Dopo 2000 anni continuiamo a realizzare quell'immagine primigenia della Chiesa e mentre lo facciamo nella celebrazione eucaristica, gli occhi dell'anima sono ricondotti al Triduo Pasquale e ciò che si svolge la sera del Giovedì Santo, durante l'ultima cena e dopo di essa. Sono quei momenti drammatici e meravigliosi in cui Gesù si consegna tutto a noi attraverso il dono dell'Eucaristia e poi chiaramente attraverso il sacrificio della sua vita sull'altare del Calvario in croce. E l'Eucaristia anticipa il mistero del Venerdì Santo e anche il mistero del Sabato Santo, cioè la morte e la risurrezione di Gesù. Gesù anticipa nel sacramento eucaristico, sacramentalmente appunto, ai suoi apostoli e a tutti i suoi discepoli di ogni tempo, quello che lui ha vissuto e lo perpetua fino alla fine del mondo, questo grande mistero di salvezza, cioè l'unico sacrificio che si è svolto sul Calvario, Gesù lo rende presente attraverso il ministero sacro. Fate questo in memoria di me su tutti gli altari del mondo. Dopo 2000 anni continuiamo a realizzare quell'immagine primigenia della Chiesa e mentre lo facciamo nella celebrazione eucaristica, gli occhi dell'anima sono ricondotti al Triduo Pasquale, dunque a ciò che si svolse
La sera del Giovedì Santo, durante l'ultima cena e dopo di essa. L'istituzione dell'Eucaristia, infatti, anticipava sacramentalmente gli eventi che di lì a poco si sarebbero realizzati, a partire dall'agonia nel Getsemani. Rivediamo Gesù che esce dal Cenacolo, scende con i discepoli per attraversare il torrente Cedron e giunge all'orto degli ulivi. In quell'orto vi sono ancora oggi alcuni alberi di ulivo molto antichi. Anche lì sono stato, nella mia visita da seminarista, l'ultimo anno di seminario, con la mia classe a visitare i luoghi santi. Forse furono testimoni di quanto avvenne alla loro ombra quella sera, quando Cristo in preghiera provò un'angoscia mortale e il suo sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra. Il sangue che aveva poco prima consegnato alla Chiesa come bevanda di salvezza nel sacramento eucaristico cominciava ad essere versato. La sua effusione si sarebbe poi compiuta sul Golgota, divenendo lo strumento della nostra redenzione. Cristo, venuto come sommo sacerdote dei beni futuri, entrò una volta per sempre nel santuario non con sangue di capri e di vitelli, ma con il proprio sangue, dopo averci ottenuto la redenzione eterna. Dunque, in quel calice divino che noi consacriamo è contenuto tutto il sangue di Cristo, tutto il sangue che Gesù versò durante la sua passione, dall'agonia nel Getsemani fino allo squarcio del costato, fino al tenolo della sindone imbevuto del suo sangue. In quel calice è contenuto tutto il sangue di Cristo, perché Gesù lo rende presente insieme con tutto il sangue di Gesù è contenuta tutta la sua vita, tutta la sua potenza divina, tutta la sua umanità. Gesù è vivo e vero in tutto il suo essere, in quel calice e in quel pane consacrato. Ecco perché noi dobbiamo accostarci all'Eucaristia con grande spirito di adorazione, di devozione, di amore, di glorificazione, di lode. Dobbiamo prostrarci alla sua presenza, poiché è degno di essere adorato e molto di più di essere amato, perché ci ha amati di un amore che è giunto fino all'ultima goccia di sangue, fino a consegnare se stesso. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. E Gesù ha realizzato queste parole nel sacramento dell'Eucaristia, in un modo straordinario e divino. L'ora della nostra redenzione. Pur immensamente provato, Gesù non fugge davanti alla sua ora. E che devo dire, Padre, salvami da quest'ora, ma per questo sono giunto a quest'ora. Egli desidera che i discepoli gli facciano compagnia, e deve invece sperimentare la solitudine e l'abbandono. Solitudine e abbandono che il Signore sperimenta oggi in modo così profondo, così mortificato, nel vedersi lasciato solo in moltissimi sacerdoti su tutta la, in moltissimi tabernacoli su tutta la faccia della terra. Gesù viene lasciato solo nel tabernacolo. Le chiese non vengono più frequentate. Nel passato c'erano le cosiddette lampade viventi, cioè delle donne e anche qualche uomo che si consacravano all'adorazione perpetua del Santissimo Sacramento, che visitavano spesso il Santissimo nelle chiese. Oggi invece le chiese sono spesso vuote, spesso chiuse, le messe feriali scarsamente partecipate, anche in comunità, in parrocchie con migliaia di abitanti, alla messa quotidiana vanno 2, 3, 4 persone. E la messa domenicale sta venendo sempre più meno, sta scendendo sempre più la percentuale dei partecipanti alla Santa Messa. Ecco, Gesù si vede lasciato solo nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia e nella celebrazione della Santa Messa, e la sua tristezza è di un'angoscia mortale, perché vede che per molti il suo sacrificio d'amore non è valso a nulla, perché non si nutriranno
delle sue dolcissime carni non berranno il suo preziosissimo sangue e molti si perderanno. Perché chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, ma chi non mangia la mia carne e non beve il mio sangue non può avere la vita. Dunque Gesù dice agli apostoli che l'hanno lasciato solo: così non siete stati capaci di vegliare un'ora sola con me. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Solo Giovanni rimarrà sotto la croce accanto a Maria e alle pie donne. L'agonia nel Getsemani è stata l'introduzione all'agonia della croce del Venerdì Santo, l'ora santa, l'ora della redenzione del mondo. Quando si celebra l'Eucaristia presso la tomba di Gesù a Gerusalemme, si torna in modo quasi tangibile alla sua ora, l'ora della croce e della glorificazione. A quel luogo e a quell'ora si riporta spiritualmente ogni presbitero che celebra la Santa Messa insieme con la comunità cristiana che vi partecipa. Ecco, come dicevo, chi non mangia la carne di Cristo e non beve il suo sangue non può avere la vita, perché prima o poi, sacramentalmente o misticamente, tutti devono entrare in comunione con il corpo e il sangue di Cristo, perché solo il corpo e il sangue di Gesù sono via di accesso al Padre Celeste, sono la porta che ci conducono e ci introducono in paradiso. Senza la comunione con il corpo e il sangue di Cristo non si può essere salvati. È la parola chiara di Gesù. Potremmo dire appunto, e allora i non cristiani, anch'essi, nell'ultimo istante della loro vita, prima di esalare l'ultimo respiro, prima di chiudere gli occhi completamente a questo mondo, il Signore li condurrà a contemplare il mistero eucaristico e a chiedere se vogliono nutrirsi del suo corpo e del suo sangue e ad entrare in comunione spirituale con Lui. Se lo faranno, si salveranno. Se non lo faranno, si perderanno. E Gesù riattualizza, dicevamo, su tutti gli altari del mondo il mistero della salvezza. Così ogni sacerdote che celebra la Santa Messa celebra in nomine Christi e in persona Christi, nel nome di Cristo e nella persona di Gesù Cristo. E quindi si riporta a quel momento straordinario di 2000 anni fa, quando il Redentore del mondo veniva inchiodato sulla croce e dalla croce, guardando i suoi carnefici e nel suo sguardo divino che abbraccia tutta l'umanità di tutti i tempi, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Lì, ai piedi della croce, si può ottenere il perdono di tutte le colpe. Qui, dinanzi al sacrificio eucaristico, si può ottenere il perdono di tutte le colpe, perché è lo stesso sacrificio di 2000 anni fa che si perpetua irrevocabilmente fino alla fine del mondo per volontà diretta del Redentore dell'umanità. Fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Alle parole della professione di fede fanno eco le parole della contemplazione e della proclamazione: Ecce lignum crucis, in quo salus mundi pependit, venite adoremus. E l'invito che la Chiesa rivolge a tutti nelle ore pomeridiane del Venerdì Santo. Essa riprenderà poi il suo canto durante il tempo pasquale per proclamare: Surrexit Dominus, de sepulcro qui pro nobis pependit in ligno. Alleluia. È risorto dal sepolcro colui che per noi venne appeso al legno, pendette dal legno. Alleluia. Mysterium fidei, mistero della fede. Quando il sacerdote pronuncia o canta queste parole, i presenti acclamano:
Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Manifestano la loro fede nel mistero che celebrano. La comunità vi partecipa. Dunque non è una semplice partecipazione passiva, ma l'assemblea partecipa in modo attivo, con il cuore aperto al mistero che il sacerdote sta celebrando. Il sacerdote in persona Christi, in nomine Christi, l'assemblea come corpo mistico di Cristo e dunque unita indissolubilmente al sacerdote attraverso la fede che nasce dalla parola, attraverso la comunione che si consuma per mezzo dell'Eucaristia, nel dono dello Spirito Santo, nell'uno e nell'altro aspetto, poiché è proprio lo Spirito che crea dell'assemblea un unico e grande corpo mistico che non si conclude semplicemente a coloro che sono presenti nel sacrificio eucaristico, ma a tutti coloro che su tutta la faccia della terra celebrano lo stesso sacrificio, perché è l'unico Cristo che vive nell'unico sacerdozio e nell'unico mistero dell'Eucaristia, così come è l'unico corpo di Cristo che si riunisce su tutta la faccia della terra per celebrare, invocare, adorare, glorificare, esaltare il suo Signore e chiedere a Lui la speranza della vita eterna da assaporare su questa terra nella consumazione del corpo eucaristico di Cristo e poi nella visione gloriosa al cospetto del Padre. In queste o simili parole la Chiesa, mentre addite il Cristo nel mistero della sua passione, rivela anche il suo proprio mistero, Ecclesia Decior Eucaristia. Se con il dono dello Spirito Santo, a Pentecoste la Chiesa viene alla luce e si incammina per le strade del mondo, un momento decisivo della sua formazione è certamente l'istituzione dell'Eucaristia nel Cenacolo. Il suo fondamento e la sua scaturigine è l'intero Triduum Pascale. Ma questo è come raccolto, anticipato e concentrato per sempre nel dono eucaristico. In questo dono Gesù Cristo consegnava alla Chiesa l'attualizzazione perenne del mistero pasquale. Con esso istituiva una misteriosa contemporaneità tra quel Triduum e lo scorrere di tutti i secoli. Ecco, carissimi, questo è quello che noi celebriamo ogni volta che partecipiamo alla Santa Messa, questa misteriosa contemporaneità. Tant'è che a Padre Pio qualcuno chiedeva: Padre, come dobbiamo partecipare alla Santa Messa? E il Padre rispondeva: come la Madonna ai piedi della croce. Dunque dobbiamo essere lì, dobbiamo salire mentalmente, spiritualmente, con il cuore alla vetta del Golgota e lì contemplare il Redentore moribondo, inchiodato alla croce per amore nostro, e che dall'alto della croce ci guarda con il suo sguardo languido e amorevole, compassionevole di noi e delle nostre miserie, e ancora squarcia il suo cuore e lo riversa su di noi e sull'intera umanità, e noi possiamo attingere a piene mani di quel sangue divino che ci lava l'anima, che ci rafforza lo spirito, che rende di acciaio la nostra volontà per camminare verso l'eternità, vincendo tutte le tentazioni e le seduzioni del male e del maligno. E in questo modo anche noi assaporeremo qui sulla terra già un qualcosa dell'eternità. Bene, carissimi, questa sera mi fermo qui nella lettura di questa enciclica e voglio leggere e commentare un po' le vostre domande. Paola di Luna scrive: l'amore non è amato, diceva Santa Maddalena dei Pazzi. Carissima Paola, anche il poverello di Assisi andava gridando per Assisi: l'amore non è amato, l'amore non è amato. È così, l'amore non è amato, eppure continua ad amare. Gesù non si stanca, ci ha amato dall'eternità,
ci ha amato per tutto il tempo terreno della sua vita, ci ama nella gloria del paradiso, ci ama nella presenza reale del sacramento eucaristico. Gesù ci ama, questa è la nostra certezza, però spesso quest'amore non è amato, è abbandonato, è disprezzato, è bestemmiato, è oltraggiato. Pensiamo quali gravi sacrileggi si consumano oggi nei riguardi del Santissimo Sacramento dell'Eucaristia da parte di coloro che dovrebbero invece, più di ogni altro uomo sulla faccia della terra, glorificarlo per quello che hanno ricevuto, cioè il Cristo stesso, cioè la sua presenza spirituale nel loro cuore, cioè il privilegio di poterlo servire, prescelti fra tutti gli uomini. Preghiamo, perché il tempo è veramente molto difficile. Noi comprendiamo la difficoltà di questo tempo proprio dal disprezzo che oggi viene ai riguardi dell'Eucaristia, proprio dall'incuranza, dalla disattenzione, dalla superficialità con cui si tratta il Santissimo Sacramento. Anna Chiaparino dice: è bellissimo ricevere l'Eucaristia. Proprio così, carissima Anna, il momento più straordinario della mia giornata è la Santa Messa. Nella Santa Messa il momento più straordinario è la comunione con il Santissimo Corpo e Sangue del Signore. Non c'è cosa più grande. Partecipare alla Messa quotidiana e fare la Santa Comunione quotidiana. Tutti ne abbiamo la possibilità. Magari qualcuno non vi riesce a causa di un lavoro che gli impedisce, ma tutti gli altri, se possiamo, partecipiamo alla Messa quotidiana. Vedrete quanta grazia, quanta forza, quanta luce, quanto amore riceverete nel vostro cuore. La Santa Messa quotidiana è veramente un faro di luce, è veramente un fuoco vivo di amore, è veramente una sostanza divina che corrobora e rafforza tutto il nostro essere. Io non potrei vivere senza la Messa quotidiana. La Messa per me è veramente il dono più grande che, unitamente al sacerdozio, il Signore mi ha fatto. Un sacerdote che non celebra la Messa quotidiana rischia seriamente di languidirsi, di diventare mediocre e alla fine di cadere in gravi peccati e di dannarsi. E piango quei sacerdoti del nord Europa, specialmente tedeschi, ma anche di altri paesi del nord Europa, che non celebrano più la messa quotidiana, ma soltanto domenicale. Questa è una cosa veramente molto triste, vuol dire che non hanno capito la grandezza del dono che Gesù ha fatto loro. Noi sacerdoti non abbiamo altra cosa più grande durante la nostra giornata da fare se non la Santa Messa. Anche se la celebrassimo da soli, insieme con noi vi sarebbe tutto il paradiso e tutta l'umanità. Tutto il creato viene ricapitolato nella Santa Messa. Diceva sempre San Pio da Pietralcina: il mondo potrebbe stare più facilmente senza il sole che senza la Santa Messa. Se venisse meno la Santa Messa celebrata su tutti gli altari del mondo, in breve tempo l'umanità sprofonderebbe nell'abisso dei suoi peccati e si autodistruggerebbe, e Satana la sbranerebbe e la condurrebbe alla disperazione e alla perdizione eterna. Il mondo potrebbe stare più facilmente senza il sole che senza la Santa Messa. E anche noi diciamo con Santa Maddalena dei Pazzi e San Francesco d'Assisi: l'amore non è amato, l'amore non è amato, ma chi ama ad amare? Allora, carissimi, impegniamoci ad amare Gesù nel Santissimo Sacramento dell'Eucaristia. Adoriamolo, almeno una volta alla settimana facciamo un'ora di adorazione, almeno una volta alla settimana, e quotidianamente andiamo a fare vista al Santissimo Sacramento, così trascurato in tantissime chiese o cappelle. E se è possibile, partecipiamo alla Santa Messa quotidiana. Vedrete come si trasformerà la vostra vita. Dall'Eucaristia viene una forza immensa e ci prepareremo a questi tempi spaventosi che ci attendono, poiché sapete che ormai siamo in cammino verso la realizzazione del terzo segreto di Fatima e la manifestazione dei 10 segreti di Medjugorje. Senza l'Eucaristia non riusciremo a resistere.
Silvana Marsiglia dice: Don Pietro, dopo che lo hai ricordato, mi è venuto in mente che nella chiesa dove vado io non ci fanno dire annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Mi dispiace, carissima Silvana, ci sono altre formule, ma se omettono tutte le formule è un abuso liturgico, non si può fare. Le parole della Santa Messa vanno dette tutte e vanno dette con consapevolezza. Quindi se vengono messe è un abuso liturgico. Irene Costa dice: grazie Don Pietro, per merito delle sue catechesi partecipo alla Santa Messa, credo quotidiana, è andato via. Certo, l'illuminazione delle coscienze aiuta la conversione, aiuta il cammino spirituale, quindi non ringraziate me, come dico sempre, io sono solo un povero, misero strumento. Ringraziamo Gesù e Maria e se potete inviate a me qualche benedizione, perché mi aiuta a camminare in questo tempo così difficile per i ministri che vogliono restare autenticamente cattolici. Quando un sacerdote inventa le parole della consacrazione, diceva una nostra amica, è sparito il commento, la consacrazione è valida? No, assolutamente no. Il sacerdote non può toccare minimamente, neanche di una virgola, le parole divine consacratorie. Guai al sacerdote che cambia la formula consacratoria, si attira la maledizione divina su di sé, perché sta distruggendo il sacramento eucaristico e sta facendo un sacrilegio. Noi sacerdoti dobbiamo dire esattamente la formula consacratoria, perché sono le ipsissima verba Dei, le stessissime parole di Gesù. Non le possiamo cambiare, nessuno può cambiare queste parole, né il sacerdote, né il vescovo, né il cardinale, né il papa, né tutta la Chiesa messa insieme, nessuno, perché sono le parole di Cristo e se vengono cambiate distruggono la presenza reale. Non si può cambiare neanche una virgola delle parole consacrazione. Quindi se per caso vi capita di partecipare a qualche celebrazione dove qualche sacerdote cambia anche una virgola delle parole consacratorie, andate dopo la messa e rimproveratelo chiaramente, fortemente, su quello che ha fatto, perché quello è un sacrilegio, non si può e non si deve assolutamente fare. Mima Castiglia dice: Gesù ci ama. Purtroppo l'umanità è malata e stiamo facendo soffrire molto Gesù. Che Dio ci converta tutti. Dobbiamo pregare per diminuire le sofferenze di Gesù. Proprio così, carissima Mimma Castiglia. Silvana Bizzeri dice: se gli occhi dell'uomo vedessero ciò che avviene realmente nella Santa Messa, non basterebbero le chiese del mondo per contenerlo. Forse sì, carissima Silvana, forse no, perché anche al tempo di Gesù è avvenuto quello che è avvenuto, però chi non aveva la fede non ha voluto vedere, non ha voluto capire, né quando Gesù faceva i prodigi, né quando risuscitava i morti, anzi, se ricordate, dopo che Gesù risuscitò Lazzaro, i giudei decisero di uccidere Gesù e Lazzaro, tutti e due. Quindi quando non c'è la fede in un cuore, quando non c'è l'amore in un cuore, il cuore non capisce nulla. Ecco perché Gesù non si manifesta continuamente con segni eclatanti, ma ha voluto rimanere nel sacrificio eucaristico al quale si attinge per mezzo della fede, così come a tutti i misteri. Perché la fede diventa una capacità, uno sguardo spirituale profondo che ci fa entrare dentro i misteri di Dio. Senza la fede l'uomo non avrebbe grandi meriti, invece con la fede acquista grandissimi meriti se aderisce a ciò che il Signore ci manifesta nei suoi misteri. E ricordate le parole che il Signore ha detto a Tommaso: Tommaso, perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Quindi il non vedere direttamente i grandi misteri di Dio ci mette nella condizione di poter essere beati, perché attingiamo a questi misteri attraverso la fede.
Poi ci sarà il tempo della visione, quando saremo nella gloria del paradiso, insieme con il Cristo, con la Santissima Trinità, con la Beata Vergine Maria, con gli angeli e con i santi. Ma in questo tempo dobbiamo aderire a questi grandi misteri attraverso la luce della fede, che ci fa sentire nell'intimo del cuore che quello che Gesù dice si realizza, che quello che Gesù ha fatto è presente e che tutto ciò ci serve per poter camminare con speranza verso l'eternità. Elena Ghedini dice: ho seguito una messa dove non si è detto il credo. Se è una messa feriale o non è una messa festiva, non si dice il credo. Ma se era la domenica o una messa solenne, bisognava dire il credo. Chi non lo fa commette un abuso. Giovanna Gattuso dice: caro Don Pietro, nella mia parrocchia vede il sacerdote sedersi lasciando due sore distribuire il corpo di Gesù, così io vado in un'altra chiesa. Anche questo, carissima Giovanna, non può essere fatto. Il ministro dell'Eucaristia è il sacerdote. Soltanto le mani consacrate del sacerdote possono toccare il santissimo corpo e sangue del Signore. Questo lo dice con chiarezza, con nettezza, San Tommaso, il sommo teologo. Quindi San Tommaso dice che solo le mani consacrate del sacerdote possono toccare il corpo consacrato di Cristo. Dunque, mani consacrate per il corpo consacrato. Le mani non consacrate non possono toccare il corpo di Cristo se non in casi particolari, in casi di urgente necessità. Ma quando è possibile, il sacerdote deve distribuire sempre lui l'Eucaristia. Neanche il diacono, alla presenza del sacerdote, può distribuire l'Eucaristia. Solo nel caso che nell'assemblea ci sia moltissima gente che vuole partecipare alla Santa Comunione, allora in quel caso il sacerdote, per una urgente necessità, può avvalersi del diacono, dell'accolito e degli altri ministri straordinari. Ma solo dove c'è una veramente estrema necessità. Altrimenti colui che deve distribuire il santissimo corpo e sangue del Signore deve essere il sacerdote. A lui spetta questo onore e questo onere. E di questo anche noi sacerdoti ne risponderemo, perché non possiamo amministrare il corpo di Cristo così, in modo superficiale. Giuseppe Canino dice: invece Don, dove vado io alla Santa Messa, è bellissimo, facciamo il Padre Nostro cantato. Ecco, bene, dove la Santa Messa si celebra dignitosamente, si celebra con rispetto, con amore, con devozione, con adorazione, le anime si colmano di grazia, si sprigiona una grande gioia. Dove invece la Santa Messa si celebra in modo sciatto, in modo così superficiale, le anime si intristiscono e se ne vanno via dalla celebrazione deluse. Noi sacerdoti questo lo dobbiamo capire. Se noi celebriamo bene, coloro che vengono a messa ne avranno grande beneficio e avranno anche stima del sacerdote che celebra bene. Perché quello che facciamo noi non lo può fare nessuno. Solo noi sacerdoti possiamo fare quello che facciamo, cioè celebrare i santi sacramenti, in modo particolare l'Eucaristia. I sacerdoti che celebrano in modo sciatto dinanzi al popolo, anche se tante volte il popolo non lo dice, però lo capisce che quel sacerdote spiritualmente è un po' vuoto e superficiale ed è mediocre, e quindi non avrà grande stima di quel sacerdote. E anche quel sacerdote, da questa poca stima, avrà una frustrazione nella sua vita sacerdotale. Al contrario, il sacerdote che celebra bene la Santa Messa acquisirà dinanzi al popolo di Dio stima,
E quindi anche quel sacerdote si sentirà gratificato da questo, anche se non dobbiamo vivere per ciò che dice la gente, ma per ciò che pensa Dio e che dice Dio di noi. Però anche questo aspetto, diciamo, bello, umano, ecclesiale, del reciproco rispetto del ministro nei riguardi del popolo e del popolo nei riguardi del sacerdote, è una cosa che può aiutare a camminare insieme in modo più spedito nelle vie che il Signore ci ha insegnato. Bene, carissimi, ci sono ancora tante domande, però ecco, vi chiedo ancora una volta di non mettere queste emoticon giganti, anche se sembrano carine, però fanno abbassare il tono spirituale di quello che noi facciamo. Sono cose molto importanti, molto serie, invece queste emoticon animate fanno sembrare un cartone animato, ecco, non vanno bene. Adesso facciamo un momento di preghiera e poi riceverete la benedizione sacerdotale. Siamo circa 270, quindi mi fa piacere che per voi sono interessanti queste catechesi sui grandi misteri della nostra fede. Vuol dire che avete fame e sete di Dio, vuol dire che volete nutrirvi di Cristo in modo adeguato, con rispetto e con amore, perché soltanto la conoscenza fa crescere anche l'amore. Perché se noi non conosciamo il nostro Dio, se non conosciamo i misteri che Lui ci ha lasciato, chiaramente non possiamo neanche amarlo adeguatamente, né adeguatamente servirlo. Adesso facciamo un momento di preghiera e poi vi do la santa benedizione sacerdotale. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu col divin potere incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, vi libera da ogni male, maleficio, maledizione, sortilegio, incantesimo, fattura, rigatura, stregoneria, invidia, odio, malocchio, ogni forma di male occulto, dalle conseguenze delle messe nere. Vi dia pace, serenità, salute, prosperità, comunione e fedeltà coniugale e fecondità di vita. Vi faccia crescere nella fede, nella speranza, nella carità e in ogni virtù. Vi faccia giungere la gioia eterna nel paradiso, insieme con tutti i vostri cari. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Estendo la benedizione anche a coloro che lo ascolteranno in seguito.